Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Ha fatto scandalo l'aumento dello stipendio di Tridico, presidente INPS, 2,4 volte, 240% di aumento, quasi per 3 volte. E Giorgia Meloni dice Tridico diventa triplico. Gasparri dice beh, un movimento contro la casta degli altri, mentre alimenta la propria casta. E Tridico passa da uno stipendio di 62.000 euro lordi all'anno, cioè 4.700 euro lordi, a 150.000 euro lordi all'anno, circa 11.300 al mese lordi. Parlando di netti, più o meno passa da 3.000 euro a 7.000, a oltre 7.000 euro di stipendio. Ma poi si scopre che l'aumento dello stipendio era stato avviato da Luigi Di Maio, il grande, l'uomo che sussurra al virus, l'uomo che ha sconfitto la povertà in Italia con il reddito di cittadinanza. Naturalmente, un giornale che non vi dico il nome, prima titola L'aumento di Tridico è stato Di Maio. Dopo un'ora cambia il titolo. L'aumento dello stipendio di Tridico è stato il governo precedente, tra parentesi Lega e Movimento 5 Stelle. Quindi vogliono far ricadere questo aumento di stipendio alla fine. No? È colpa di Salvini. È chiaro sto fatto? È chiaro il filo conduttore? No? L'aumento di Tridico l'ha fatto il governo precedente, c'era Salvini, quindi colpa di Salvini. Non fa una grinza. Bravi giornaloni, i giornaloni cercano sempre in maniera sottile, senza farsi scoprire dalla maggior parte delle persone, di manipolare il consenso, manipolare quello che, cioè, non, sì, manipolare la percezione degli italiani. Ah, è stata la Lega ad aumentare lo stipendio di Tridico, quando lo stipendio di Tridico, l'iter lo ha avviato il suo amico Gigino Di Maio, il grande. E così viene fuori che è stato il Movimento 5 Stelle il grande sponsor dello stesso Tridico, proprio Luigi Di Maio. Poi si parla dell'aumento retroattivo, non retroattivo, ma retroattivo o no, il presidente dell'INPS ritiene totalmente infondato il punto che fosse retroattivo, ma lì sono tecnicismi, non è retroattivo, non è retroattivo dalla nomina, ma dall'insediamento. Ah, retroattivo è. Sì, ma non dalla nomina, non dalla nomina, ma dall'insediamento. Ah, ho capito. Ho capito, ho capito. Quindi la questione dello stipendio dell'INPS si trascina da anni. Il predecessore di Tridico, Tito Boeri, stimato economista della Bocconi, prendeva 103.000 euro lordi all'anno. 103.000 euro lordi all'anno sono, mettiamoci 13 mensilità, sono 7.923 lordi al mese, moltiplichiamo per 0,65, così. Tito Boeri, più o meno, facendo un calcolo così a cavolo, qualcosa in più di 5.000 euro netti al mese. Tridico, qualcosa come 3.000 euro netti al mese, adesso con l'aumento passerà a 7.000 e qualcosa, quindi più di Tito Boeri. Ma voi sapete che c'è un tetto fissato di 240.000 euro dal governo per i vertici della pubblica amministrazione. Quindi un dirigente della pubblica amministrazione non può guadagnare più di 240.000 euro lordi all'anno. Se voi lo dividete per 12 mesi, sono 20.000 euro al mese, lordi. 20.000 euro lo moltiplichiamolo così per comodità per 0,65, magari anche meno, eh?
diciamo più o meno un 13.000 euro netti al mese. Quindi che cosa viene equiparato? Un dirigente pubblico non può guadagnare più di un senatore. Sapete che un senatore guadagna circa 13.000 euro netti al mese. Quindi 13.000 un senatore e massimo un dirigente pubblico può arrivare a 13.000 euro netti al mese. Naturalmente Tridico con il suo aumento a 150.000 arriva più o meno a oltre 7.000, non è al top della pubblica amministrazione. Certo che indigna che proprio il partito anticasta va ad aumentare a un suo uomo di fiducia, va quasi a triplicare lo stipendio, per l'esattezza il 240%. Sarà legale, sarà normale, sarà in un ambito di legalità, dice lo poteva fare, lo ha fatto, però moralmente non va bene. Vi ricordate anche i furbetti del bonus da 600 euro? Quelli l'hanno fatto in maniera assolutamente legale, ma moralmente, politicamente, una schifezza. In questo caso, questo aumento è legale, ma moralmente, politicamente, una schifezza. Ecco, questo è il parallelismo tra i furbetti del bonus che tanto l'INPS sbandierava. Abbiamo trovato i furbetti del bonus, eh? E i furbetti del bonus? I furbetti del bonus che poi, forse i nomi erano forse di una sola parte politica, gli altri magari li sono dimenticati, forse, chi lo sa. Però qui c'è il furbetto dello stipendio, tutto legale, però moralmente lascia veramente a desiderare. E così parliamo di un ente gigantesco che amministra tutte le pensioni e gli ammortizzatori sociali. Quando Tridico, giovane economista dell'Università Roma Tre, venne nominato per volere di Di Maio il 22 maggio del 2019, dovette dividere l'emolumento di 103.000 euro con il vicepresidente, transitoriamente Adriano Morrone, figura reintrodotta su richiesta del leader della Lega Matteo Salvini, allora al governo, col preciso scopo di marcare stretto il presidente Grillino, già allora guardato con diffidenza dalla Lega. Così circa 62.000 euro furono attribuiti a Tridico e il resto al vice. Quindi lo stipendio di Boeri fu fatto quasi alla metà, più o meno un 60% al presidente, un 40% al vicepresidente. E così, subito dopo, nel 2019, fu Di Maio ad avviare l'iter per l'adeguamento dei compensi, legato anche alla riforma della governance dell'INPS. La proposta di Di Maio prevedeva appunto 150.000 euro per i presidenti di INPS e INAIL, 40.000 per il vice o 60.000 con le deleghe. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, siamo anche in Facebook, Teleitalia. Arrivederci a tutti e grazie.